Siamo a Baku, in Azerbaigian, dove si è svolta la 29esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, chiamata appunto COP29, con negoziatori di rilievo dalla Cina, dall'Unione Europea, dalle nazioni insulari, fuorché degli Stati Uniti, del Brasile e altri stati del Medio Oriente e dell'Asia centrale che hanno scelto di non partecipare. La COP29 è una tappa fondamentale nel percorso iniziato alla COP28 di Dubai nel 2023, dove si è raggiunto lo storico accordo del transitioning away, cioè l'uscita progressiva dalle fonti fossili già a partire da questo decennio e che condurrà alla COP30 di Belém in Brasile. Lo stesso Brasile che non ha partecipato quest'anno. Ah, un piccolo dettaglio. Il presidente della precedente COP28 era il sultano Ahmed Al-Jaber, un importante leader degli Emirati Arabi Uniti, di una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo. Petrolifere. Si dice che la COP29 nasce dall'impegno per una transizione energetica globale che riduca drasticamente l'uso dei combustibili fossili. E anche a Baku si è parlato di come tassare la carne per indurre le persone a rinunciare a un alimento che apparentemente causa il riscaldamento globale. Smettere di produrre carne salverebbe il pianeta. Un team di ricercatori ha valutato l'impatto sul clima associato all'eliminazione della produzione di carne e i risultati sono clamorosi. Metano, 15 aziende di carne e latticini ne emettono quanto l'Europa. Eh sì, gli alimenti di origine animale, in particolare la carne, sono un focus importante. E a Baku ci hanno detto che la produzione di carne è una delle principali fonti di emissioni di gas serra. Oh, è naturale che la conferenza si sia concentrata anche sulla necessità di aumentare gli sforzi per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio. E chi può essere il miglior testimonial per la riduzione delle emissioni di carbonio se non Ronaldinho, che è arrivato a bordo di un jet privato accompagnato da un ex dirigente di una compagnia petrolifera per una toccata e fuga, una foto da pubblicare sul profilo, un pranzo azerbaigiano e poi ripartire sullo stesso jet privato. A Baku ospite Ronaldinho, volto noto del Brasile, ma gli attivisti prendiamo a calci chi inquina. Scoppia la polemica, per lui jet privato e foto con il magnate del petrolio. Vabbè, ma non è che avete poi tutti il jet privato, eh? Quello è uno solo, cosa vuoi che inquini? È tutta invidia la vostra. Un jet privato consuma appena 1500 litri di carburante ogni ora, ma non sta fermo in coda in tangenziale a consumare inutilmente, come fai tu. Perciò inquina meno della tua Panda 30, caro complottista. Vabbè, io sto ancora cercando cosa c'entra Ronaldinho con l'ambiente, il cambiamento climatico e la COP29. La COP sei tu, chi può darti di più? La COP con una O, COP 29. La COP 29 non mi serve più. Anche perché su questi grandi eventi ci sono sempre luci e ombre, luci e ombre. Tipo che due scienziati accusano la FAO di aver manipolato i dati. Perché secondo loro il settore è responsabile del 23% delle emissioni di gas serra. E per favorire l'industria la FAO avrebbe modificato i numeri in un rapporto presentato alla COP28. Complottismo, manipolazioni, jet privati, professori e illuminati che ci dicono di smettere di inquinare, di mangiare carne, che per il bene dell'umanità bisogna diventare vegani e vegetariani. E ce lo dicono dalla COP29, dove il buffet di carne e pesce viene preso d'assalto con inservienti ancora mascherati che servono bistecchine, polpette e salmone prelibato. E per questo è stato pure raddoppiato. Mentre quello vegano e vegetariano viene praticamente ignorato. No, vabbè, dai, saranno i vegani di seconda mano. La mucca mangia l'erba e loro mangiano la mucca. Se no non si spiega. Lo ha documentato anche Mark Morano con un hot dog gigante, con salse di ogni tipo, o con il menù cheeseburger e chicken burger, così giusto per completare l'offerta sostenibile. E con un occhio attento all'ecologia, con piatti e posate di plastica, cibo spazzatura, panini di carne cellofanati e una parete di vini prelibati.
Però occhio, perché ci hanno tenuto ad evidenziare che c'è anche l'opzione cibo vegano e vegetariano come opzione. Cioè, mi sembra di vedere quei film surreali dove ci sono vegani che evitano gli animali nell'alimentazione e poi indossano scarpe di pelle. O che comprano avocado, ananas e quinoa coltivati a migliaia di chilometri. O che vanno alle manifestazioni per l'ambiente con una macchina che brucia petrolio e che inquina l'ambiente. Ah no, ci vanno con l'auto elettrica. Gettano le pile esaurite negli appositi contenitori perché inquinano, ma la batteria di 500 kg di una macchina è ecologica. Sostengono la riduzione dell'impatto ambientale e poi utilizzano dispositivi elettronici prodotti con materiali come il cobalto. E questo ce l'hanno tutti, non va a manovella. Mi sembra di aver capito che a quegli eventi ci sono quelli che sognano un mondo migliore e quelli che sognano un mondo migliore per loro. O sbaglio?